il CUR e Rovigo come sede di una università a misura di studente, a misura di persone, è quello che vogliamo sempre di più fare e anche far conoscere all'esterno. Dottor Pasquale Brenga, docente del corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. Chi sono gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in radiologia? In realtà noi abbiamo un profilo molto vasto per quello che riguarda i nostri iscritti. Attingiamo a diversi istituti superiori, quindi spaziamo dalle maturità classiche fino a quelle più tecniche. Proprio perché è un corso molto articolato e che ci consente anche, che consente agli stessi studenti di poter approcciare anche provenendo da diverse culture, da diverse basi di studio. Quindi non esiste un profilo privilegiato per affrontare questo percorso di studi? Assolutamente no, assolutamente. Quali no. sono le materie che si studiano? Noi diciamo che abbiamo delle materie che sono divise nei 3 anni di studio e che partono dal materie generali iniziali del primo anno, dove si affrontano la fisica, la chimica e la biologia, per arrivare poi a materie sempre più settoriali e professionalizzanti con un terzo anno che si occuperà proprio degli ambiti più specifici della nostra professione, quindi della TAC, della risonanza magnetica, della medicina nucleare. Quindi un corso di laurea triennale che va a completare gli altri corsi di laurea in discipline sanitarie che a Rovigo si tengono in Cittadella, anche il vostro corso. Le vostre lezioni si tengono in Cittadella Sanitaria? Sì, anche noi abbiamo le nostre aule dedicate in Cittadella Sanitaria, utilizziamo raramente anche delle aule in ospedale, ma prettamente siamo resident in Cittadella. E esiste anche un'ala nuova che verrà? Sì, abbiamo anche delle nuove aule in costruzione perché l'università sta ampliando la sua disponibilità di posti in Cittadella con delle nuove costruzioni, quindi diciamo che possiamo far fronte anche a nuovi studenti in arrivo e anche aumenti di posti. Ecco. Bene. E il corso che si tiene a Rovigo, che si svolge a Rovigo, è unico o ne esistono altri similari? Tecniche di radiologia come corso è in disponibilità a molte università italiane e soprattutto a quelle dove è presente un corso di una facoltà di medicina e chirurgia. Il vantaggio di venire in una realtà come quella di Rovigo è quella di avere un ospedale che è comunque un ospedale hub, quindi di riferimento provinciale, con una grossa importanza per quello che riguarda il materiale e le possibilità di imparare che può dare l'ospedale. Ma essendo nonostante questo una realtà piccola nella sua strutturalità, ci permette di seguire gli studenti in maniera molto presente e in maniera molto attenta, con dei tutor che riescono, non dico ad avere un rapporto uno a uno, ma abbiamo davvero realtà molto piccole, realtà molto ristrette con le quali raffrontarci. Perché quanti sono gli iscritti ogni anno, gli immatricolati per anno? Mediamente noi abbiamo un'iscrizione tra i 18, 19 studenti nel primo anno. Giustamente molti poi decidono di cambiare rotta dopo il primo anno o abbiamo anche dei trasferimenti dal primo anno, sia per altre sedi sia verso la nostra. Generalmente concludiamo il terzo anno tra i 15 iscritti comunque, mediamente. E durante il percorso di laurea che si articola in lezioni di che tipo? Frontali? Esistono dei tirocini? Il tirocinio è una parte molto importante del nostro corso, basti pensare che circa un terzo dei crediti formativi sono afferenti proprio agli esami di tirocinio e al tirocinio prodotto. Anche le ore che vengono impegnate, quindi sono tante all'interno del tirocinio. Le lezioni che sono obbligatorie, la cui frequenza è obbligatoria, richiedono circa l'impegno dal punto di vista pratico di quasi tutti i pomeriggi, ecco, per cui lo studente passa la sua vita universitaria. E il tirocinio avviene invece di mattina.
Quindi certo. Riusciamo ad organizzare rispetto ad altri corsi di laurea delle professioni sanitarie dove abbiamo delle divisioni in blocchi, per cui abbiamo dei periodi di solo tirocinio e dei periodi di sola lezione, noi riusciamo a far convivere entrambe le cose, entrambe le realtà. E uno studente che si laurei, completi il suo percorso triennale in radiologia, quale lavoro può andare a fare? L'impiego del tecnico sanitario di radiologia medica spazia dalle realtà ospedaliere pubbliche ai centri di medicina private, dove sono presenti delle macchine radiologiche. È l'operatore che appunto è deputato all'utilizzo delle radiazioni ionizzanti e non solo con le nuove realtà di risonanza magnetica, quindi diciamo è un professionista della salute importante per quello che è il percorso diagnostico di un paziente. E le tempistiche di assunzione ad oggi possiamo definirle meno uno, perché molti studenti degli anni precedenti hanno addirittura fatto i colloqui di lavoro prima di finire il corso di laurea. Quindi nella realtà attuale, nel momento attuale, è un professionista molto ricercato all'interno dell'ambito lavorativo. Molto ricercato già in zona o anche da altri ospedali, altre realtà in giro per l'Italia? Facendo riferimento puramente all'anno scorso, quindi i ragazzi appena laureati a novembre, lavorano tutti in Triveneto. Abbiamo anche molta necessità di questo tipo di professione in ambito locale e alcuni degli studenti degli anni precedenti sono anche stati assunti all'estero. Ma esiste anche la possibilità di fare una parte del proprio percorso di studi all'estero? Questo tutt'oggi ancora non è possibile, non siamo ancora organizzati in questo senso. Però tuttavia il nostro titolo rimane comunque equipollente per l'Europa. Quindi il titolo è riconosciuto anche all'estero. Sì. Grazie per il suo contributo, dottor Brenga. La ringrazio. Alberto, studente del terzo anno del corso di laurea in tecniche di radiologia. Ciao Alberto. Salve, buongiorno. Buongiorno. Sei contento della scelta che hai fatto? Sì, assolutamente sì. Alla fine di un percorso dei 3 anni, devo dire che avevo delle aspettative e le ritengo soddisfatte praticamente completamente, insomma. Quando ti sei iscritto, perché ti sei iscritto alla biologia? Allora, io mi sono iscritto 3 anni fa ormai, come dicevamo prima sono al terzo anno, l'iscrizione praticamente verso fine agosto, inizio settembre, perché poi il test si tiene nelle prime 2 settimane di settembre. Ah, esiste un test di ammissione? Esiste un test di ammissione. Che è vincolante per l'iscrizione o puoi anche accumulare dei debiti e poi sanarli dopo? È vincolante per l'iscrizione, quindi noi dobbiamo superare questo test, la facoltà appunto è a numero chiuso e una volta superato il test si rientra appunto nella facoltà e poi si può iniziare il percorso triennale. E avevo delle aspettative, come dicevo prima, nel senso che comunque io mi sono iscritto innanzitutto perché verso gli ultimi 2 anni del liceo comunque sentivo una propensione. Cosa avevi fatto? Liceo classico io. Okay. Sentivo una sorta di propensione verso i percorsi di studio di ambito sanitario, medico quindi, e poi comunque personalmente mi appassiona abbastanza la tecnologia, le cose scientifiche e poi forse come terzo punto che ho valutato c'è stato un dato più caratteriale, quindi il fatto di essere magari una persona molto pragmatica, molto concentrata sulle cose e forse un pochino meno sulla teoria e quindi valutando l'ampio ventaglio delle professioni sanitarie e di tutti i corsi che appunto afferiscono all'area sanitaria, medica, la scelta poi alla fine è ricaduta in tecniche di radiologia e mi sono iscritto e adesso insomma posso dire che sono contento e sono arrivato alla fine. E il test di ammissione è stato complesso? Ti sei preparato per sostenerlo? Hai studiato su alcuni testi? Allora io mi sono preparato su testi classici, si parla degli alfa test o comunque testi che racchiudono poi le materie che si troveranno poi effettivamente nel test, quindi logica, cultura generale, biologia, chimica, fisica. E mi sono preparato tranquillamente, senza troppe ansie o troppe, sì, come si può dire, aspettative, nel senso ho studiato tranquillamente e poi insomma l'ho tentato, l'ho sostenuto e sono rientrato, superato, insomma l'ho superato. Egregiamente. Il test non è eccessivamente complesso. Chiaramente bisogna prepararlo, come tutte le cose, insomma, però poi cioè, si può fare tranquillamente, ecco. Certo.
tu avevi ricercato le informazioni sul sito di UniPD? Sì, Avevi trovato tutto quello che ti serviva? Io mi sono basato quasi esclusivamente sul sito di UniPD e poi magari qualche conoscenza, magari studenti degli anni prima, no? Si ricercano, poi noi siamo molto tecnologici, no? Social, cose così, ci troviamo un po' tra di noi. Ecco. E durante le informazioni le hai acquisite dopo esserti diplomato durante l'estate? Direi di sì, nel senso mi sono diplomato, poi un po' l'estate mi sono un po', insomma, rilassato, lasciato andare dopo la maturità e poi mi sono iscritto, quindi ho consultato il sito di UniPD, c'è il bando per ogni facoltà che spiega nei dettagli tutto. In che mese era uscito il bando quell'anno? Il bando era uscito credo a metà estate più o meno, all'incirca. E poi a c'è luglio, sì, a luglio. All'incirca verso luglio, poi c'è il termine per le iscrizioni al test, chiaramente, che credo sia per metà agosto più o meno. Certo. E poi un ulteriore avviso dove appunto comunicano la data, la sede del test. Io il test l'avevo fatto a Padova, chiaramente, perché afferendo tutti a UniPD, certo, il test lo facciamo là. Comunicano la sede, l'ora, insomma, come muoversi, ecco. Consiglieresti di fare questo percorso a un tuo collega? Sì, nel senso che se si trova nelle stesse condizioni in cui mi sono trovato io appunto appena finito le superiori, quindi comunque interessato all'area sanitaria, un pochino, come si può dire, affine alla tecnologia, cose così, io lo consiglio perché comunque è un corso che... Hai trovato delle difficoltà particolari lungo il tuo percorso? Allora, sì, sicuramente, come un po' in tutte le cose in realtà. Forse la difficoltà principale, che però è anche uno dei punti di forza secondo me, è il tirocinio, nel senso che comunque dà un certo carico di lavoro, richiede un certo impegno, un certo sforzo. Poi averlo svolto in una situazione comunque anche un po' di pandemia così, chiaramente ha aggravato un pochino il peso. Tu hai fatto il tirocinio nel periodo storico peggiore. Esatto, sì. Io sono praticamente, sì, siamo stati l'anno che insieme al vecchio terzo anno, quelli che praticamente hanno mosso i primi passi su un ambiente del genere, ecco. In ospedale, perché in ospedale, il tirocinio, esatto. Dove l'hai svolto tu? In ospedale, qui a Rovigo, e appunto orbitiamo in diversi servizi dell'ospedale, quindi dalla radiologia classica, la medicina nucleare, l'emodinamica. Grazie Alberto della tua esperienza. Grazie a voi. Barbara, studentessa del terzo anno di tecniche di radiologia. Ciao Barbara. Buongiorno. Sei contenta del percorso che hai intrapreso? Sì, sono molto contenta. Rifaresti tutto dall'inizio? Sì, lo rifarei se fossi ancora nel momento dopo la maturità e di dover prendere la decisione, rifarei la stessa scelta. Avevi le idee chiare quando ti sei iscritta? Mi è sempre interessato l'ambito sanitario e quindi quando è stato il momento mi sono informata sulle varie possibilità e appena ho trovato questa opzione ho capito che poteva interessarmi e infatti poi in questi 3 anni è stata confermata l'idea che mi ero fatta. Tu sei di Rovigo intanto, sì, diciamo. Sono di Rovigo, quindi sono molto contenta. Hai scelto di rimanere qui, esatto, e di svolgere, sì, il tuo percorso qua. Sono molto contenta di aver scelto di frequentare qua. E innanzitutto appunto per la comodità, perché sono di Rovigo, quindi vado bene a studiare a Rovigo, ma soprattutto perché essendo una realtà più piccola siamo molto seguiti e quindi in questi 3 anni ci siamo trovati molto bene sia per le lezioni che per il tirocinio. Il tuo percorso di studi è stato sempre tutto liscio, fluido o hai avuto qualche difficoltà? Ci sono sempre delle difficoltà, soprattutto nell'aver affrontato il tirocinio nel periodo di pandemia, però grazie a come siamo stati seguiti dalla nostra coordinatrice, dalle nostre guide di tirocinio, siamo riusciti a portare a casa gli obiettivi allo stesso modo che rispetto ai primi mesi in cui non certo, l'abbiamo affrontato, certo, senza pandemia. Certo, che scuole avevi fatto? Ho fatto il liceo linguistico. E chiaramente nel primo periodo ho dovuto un attimo capire come organizzare il metodo di studio approcciandomi ad una realtà diversa, però dopo nel giro di qualche mese ho capito come fare e poi ho ottenuto insomma risultati abbastanza buoni nel corso dei 3 anni. Grazie Barbara del tuo contributo. Grazie.
Presidente Diego Crivellari, presidente del CUR, vuole ricordare a chi ancora non ci conosce cos'è CUR? CUR, Consorzio Università Rovigo, è una realtà da 25 anni al servizio del territorio. È un consorzio interamente pubblico, partecipato dal Comune di Rovigo, dalla Provincia di Rovigo e dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo. È il soggetto che in sostanza possiamo dire ha costruito, edificato in 25 anni la presenza dell'Università a Rovigo in Polesine, fornendo servizi alle due università prestigiose che sono presenti nella nostra città, Padova e Ferrara. Continuerà a farlo, noi speriamo per lungo tempo, ed è anche un centro promotore di cultura, possiamo dire, oltre ad essere un fornitore di servizi. Le biblioteche, le segreterie per gli studenti, le strutture che noi mettiamo a disposizione nelle varie sedi in cui si articola la presenza accademica in città. Presidente, accennava prima ai servizi che CUR fornisce agli studenti che studiano a Rovigo, quindi segreterie, biblioteche, due segreterie, un rapporto particolare di supporto agli studenti. Un rapporto stretto con il territorio, diciamo, che segue lo studente e cerca, come dire, di facilitare anche la sua vita quotidiana. Lo facciamo anche attraverso convenzioni, per esempio già in essere, come la University Card, che comprende, diciamo, la presenza di attività commerciali, di esercizi, diciamo, cittadini. Lo sport, quindi le palestre, le società sportive. Poi anche il tempo libero, se non sbaglio, il cinema, le librerie, che sono un'altra novità, insomma, che sono entrate da poco in questa convenzione. Insomma, patinodromo forse anche ultimamente. Sì, questa, diciamo, è una cosa molto rudigina che speriamo possa trovare poi, ecco, il favore degli studenti anche che vengono da fuori a Rovigo. Insomma, un'offerta di qualità di alto livello, che non ha nulla, diciamo, da invidiare ad altre sedi magari più vecchie di età. Il CUR è un'università giovane che oggi riesce a presentare un'offerta, appunto, formativa di sicura qualità. Un'offerta formativa che ormai è disseminata in una città di provincia come Rovigo in varie sedi. Il primo nucleo fu l'area del Censer, poco distante da qua, che era nata come polo fieristico di Rovigo. Oggi sostanzialmente quest'area cittadina è un campus universitario. Siamo tornati anche a occuparci dello sport rivolto agli studenti, quindi anche da questo punto di vista noi abbiamo in essere, diciamo, un dialogo, una collaborazione con il CUS Patavino, con quello ferrarese. Il fiore all'occhiello che ci ha fatto ritornare a parlare di queste cose è stata una bella notizia, che praticamente Rovigo ospita da qualche tempo la prima squadra universitaria di sitting volley a livello, appunto, nazionale, mi si dice. Quindi è una cosa interessante che, appunto, nasce da una sede come Rovigo e che rappresenta per noi, appunto, un fiore all'occhiello di quelle cose che poi vorremmo mettere in campo in modo più articolato rispetto allo sport e in generale alle attività ricreative per quanto riguarda gli studenti. Parlava prima del campus che in questi anni si è andato sempre più articolando nell'ex area fieristica della città. E recentemente, nell'ultimo anno, la proposta e l'offerta agli studenti si è ampliata con l'inaugurazione di uno studentato che sta già manifestando un enorme successo, un enorme interesse. Anche sotto questo rispetto dobbiamo ringraziare i soci e in particolare poi la Fondazione Cassa del Risparmio Padova Rovigo, che hanno fortemente voluto questo nuovo insediamento, questa nuova opportunità, voglio definirla. Da una parte c'è il tema che deve vedere Rovigo sempre di più crescere come città universitaria, come consapevolezza, diciamo, del territorio in senso generale. C'è poi, e questo è un altro fiore all'occhiello, la possibilità di avere strutture nuove. Ecco lo studentato che è stato inaugurato a settembre 2021, una struttura, diciamo, assolutamente di livello per quanto riguarda la qualità e i servizi che offre e che è, diciamo, oggi il primo banco di prova per quanto riguarda la qualità della nostra residenzialità per gli studenti. Il programma per il 2022 potremmo definirlo così: fare rete, fare squadra. Abbiamo detto il CUR, servizi di qualità di alto livello, due atenei prestigiosissimi che si collocano sempre nella, diciamo, classifica di qualità a livello nazionale
Non solo, se c'è anche qua una carta importante che Rovigo, il CUR e il suo Atenei possono giocare, è il fatto di avere segreterie, personale, strutture fisiche che sono assolutamente aderenti a quello che è un cammino universitario di alto profilo. E quindi lo studente non è mai solo, non è mai, diciamo, lasciato solo a se stesso, è accompagnato, seguito, è stimolato sicuramente dalla struttura del corpo dei docenti, ma anche dalla struttura, diciamo, organizzativa che lo segue durante il suo percorso. E questo vuol dire avere la possibilità di affermare qualcosa di importante per noi. Il CUR è Rovigo come sede di una università a misura di studente, a misura di persone, è quello che vogliamo sempre di più fare e anche far conoscere all'esterno. Un'altra delle strutture molto apprezzate che c'è nell'area che potremmo chiamare campus del CENSER è una biblioteca particolarmente fornita e apprezzata anche da studenti di altri Atenei, se non sbaglio, giusto? Sì, è la biblioteca del CUR che conta su più di 20.000 volumi, quindi una biblioteca di assoluto livello, ripeto anche in questo caso per quanto riguarda, quanto concerne la quantità e la qualità poi dei volumi e dei servizi erogati, come tu giustamente ricordavi, a servizio degli studenti dei nostri due Atenei di Padova e Ferrara, ma anche degli studenti rudigini di altri Atenei. Grazie Presidente Crivellari. Grazie a voi per l'occasione e vi aspettiamo a Rovigo.